Ciao a tutti amici bellissimi degli anni 80, meravigliosi, fantastici. Quello che dobbiamo fare stasera insieme, ho preparato questa scenografia qua. Siamo negli anni 80, tuffatemi un attimo negli anni 80, c'è anche il pongo. Dobbiamo provare il mio disco della canzone dei Puffi sul mio mangiadischi Penny, recuperato 12 anni fa. C'è anche il video sul mio canale, se andate a vedere, l'avevo rimesso a posto, gli avevo messo un elastico, poi suonava malissimo perché l'elastico... Comunque... Provarlo con il nuovo, con la nuova cinghia che ho trovato in un negozietto qui nel mio paese, che è piccolo il mio paese, non c'è niente, però c'era questo negozio di O-Ring e vabbè, no, non è che non c'è niente, c'è un sacco di roba, c'è qualcuno si offende. Allora, no, c'è tutto, ma c'è anche questo negozio di O-Ring fantastico, dove sono andato, molto gentili, me ne hanno dati diversi, ne ho provati diversi e non funzionavano, uno girava, alla fine siamo arrivati a questo. Che io prima ho già provato 5 secondi, ragazzi, giusto per vedere che girasse, e poi ho detto: adesso faccio il video. Il goal è che non deve saltare il disco. Allora, amici, 3, 2, 1. Mamma mia, che è sto rumore? Insomma, non, così non è giusto. Amici, fermi tutti. Cioè, a parte... Si vede che era imbarazzato all'inizio. Sta suonando benissimo. Sì, infatti io... Silenzio, amici. Come vi sembra? A me sembra bene. Adesso si capisce, Cristina D'Avena. Ragazzi, a me mi sembra che si sente alla grande. Non so, io giro anche questa cosa qua del tono, ma non è che noto grandi differenze. Mamma, che tuffo negli anni Ottanta, amici! No, perché vi spiego, io ste cinghie le ho cercate anche su internet, no? Ma costavano un occhio della testa, ho detto, mamma mia! Ho detto, fammi vedere se trovo qualcosa che si adatta. Sentite? Non arrivavamo a questo punto, ragazzi, con l'altro, con il mio elastico, saltava. Sta suonando tutto, sta suonando. Ma è una cosa meravigliosa. E allora, praticamente questo qua si chiama 2575. 2575. Ha uno spessore, adesso ne prendo uno. Ha uno spessore, no, perché adesso non so se tutti i penny sono uguali, però nel caso ha uno spessore di 1,78 mm e ha un diametro di 145 di 14 cm,529. Se cercate 2575 trovate la misura. Perché io ne avevo preso anche uno più spesso da provare, però si incastrava. Questo per me è perfetto. Per me questo qua è il suo. Non c'è più quel difetto che sentivamo col mio elastico, che sapete, gli elastici dove li saldano hanno, cioè, sono, no, non sono uniformi. E quindi faceva, ha finito, tutto ha suonato. Ha suonato tutto. Ha suonato tutto. È la prima volta, ragazzi, che faccio suonare dagli anni 80, è la prima volta che mi suona tutto un disco. Da quando ho recuperato il mio mangiadischi 12 anni fa. C'è il video anche su YouTube di quando l'ho tirato fuori, gli avevo messo un elastico, era troppo stretto, infatti suonava rallentato. Io subito non ho neanche capito, poi me l'avete detto voi, che era perché l'elastico era troppo stretto. Poi dopo ho trovato un elastico più largo che però faceva quel difettino, perché c'era un punto della saldatura dell'elastico. Io sono contentissimo, ma scusate, ma facciamo una cosa, ma fatemi a questo punto, voglio esagerare, ma fatemi provare anche il disco di Pinocchio, perché qua sono troppo contento. Allora, Pinocchio, perché no? Pinocchio, che anche questo saltava, saltavano, saltavano, ma magari salta, eh. Allora, vediamo un po'. Di giorni una bugia,
No, non questa, questa non me la ricordo. Questa. Cioè, sì, me la ricordo vagamente, però Pinocchio perché no? È questo. Bello. Aspettate che mettiamo anche la televisione. Ecco qua, anni 80. No, che è la pubblicità, dai! Diamine, almeno fosse la pubblicità degli anni 80. Non salta! Dai, sta pubblicità! Incredibile! Ah! Ha fatto un piccolo saltino, ma secondo me quello è del disco. No! Questo salta. Proprio quando è partito il coso. Però non era arrivato fino qua, eh? Però guardate il disco, in che condizioni. Cioè, ha proprio dei segni. Però i puffi tutto, eh? Però i puffi tutto. Poi guardate anche la puntina. Ah, vedete, Pinocchio perché no? C'era lì proprio. Cantata da Luigi Lopez. No, fatemi vedere. Fatemi vedere. Allora. Vistani Lopez Argante. C'è scritto, amici. C'è scritto. C'è scritto Lopez. Avete visto? C'era scritto qui. Scusate, mi gaso troppo. Questa invece da chi è cantata? Allora, qua. Trascrizione Moretto. Distribuito by SAR, però non c'è scritto, però c'è il cantante, è vero. Dal Pinocchio, oh mamma mia, un ratovizio possedeva. Questi sono miei, eh? Questi qua sono miei di mio fratello, eh? Sono sopravvissuti questi, li avevamo tantissimi. Qua ho messo anche i bambini dei Playmobil per ballare. Questo ero io. Questo qua io pensavo che ero io. Avete capito? Poi alcuni mio fratello li mangiava, guardate questo qua, guarda sta ragazzina poverina, cioè i segni dei canini di mio fratello da latte, guardate che roba. Questo ero io e questo qua era lui, che era più chiaro di capelli, visto? Si sono salvati, non so come, perché di Playmobil, a parte il galeone che vi ho fatto vedere, che tra l'altro è un accrocchio tra il mio e quello di mia cugina, ne ho fatto uno bellissimo, prendendo i pezzi migliori di uno dell'altro. È venuto proprio una cosa che è nuovo, che è una cosa meravigliosa, lo sapete, ve l'ho fatto vedere già, guardate che roba, è bellissimo ragazzi, questo è nuovo. E poi tra l'altro è proprio un bel pezzo questo qua. Però è l'unica cosa che ho, ecco, ho qualche pezzo, sì, del Fortino, però si è salvato niente, si è salvato poco. Questo suona tutto. Dai, va bene ragazzi, sono troppo contento. Ascoltatemi. Chiudiamo qua. Mi raccomando, rimanete sempre dei super bambini anni 80. Ah, guardate che c'è anche il mio television lì sotto. Super anni 80. E anche il Lego. È un casino qua, ragazzi, è un casino. Sì, la televisione, non è CRT, se no non potete vederla perché io riprendo e balla tutto. Invece con questa qua riesco. E poi ragazzi, Getta, Mazinga, Lego. Jig, Playmobil, vedete? C'è un casino perché giustamente dietro qua. Qua c'ho, sì, imbustati lì i miei Transformer, i dischi che c'avevo io del computer. Guardate quella macchina bellissima, quella macchinetta lì. Ci sono un sacco di cose. Guarda, questa qua è una sorpresina originale, un pezzo della sorpresina originale degli anni 80. Le mie sorpresine salvate sono qui ancora, guardate. È finita anche qui, anche questa è suonata tutta. Bene, bene, dai, sono contento, eh. Vedete, queste sono le mie, cosa si è salvato le mie sorpresine. A me piacevano tantissimo queste macchinine qua, che avevano una rotella di ferro dentro, tu le lanciavi di uno, due, ne ho qualcuna, forse manca qualche pezzettino. E poi ci sono quelli di Paperino, c'erano questi qua che erano i fake Lego,
tipo, io lo chiamo così, questo camioncino qua, c'era una nave dove entravano i camioncini. E guardate che c'è qualcosa, eh. Questo è quello che si è salvato. Ragazzi miei, mamma mia. Va bene, vi voglio bene, rimanete sempre bambini anni 80. Ciao amici, ciao.